Buongiorno, benvenuti a tutti e grazie ai relatori di essere venuti. In questo terzo incontro del 2013 del Forum degli Allievi parliamo di un argomento che ha un interesse anche accademico, che è l'accesso alla letteratura scientifica, in particolare accesso aperto, open access. La questione fondamentale è il fatto È il problema che nelle pubblicazioni accademiche più o meno tutti i passaggi della pubblicazione sono gestiti dai ricercatori, dall'università, perché scrivono gli articoli di ricerca, li leggono, ma fanno anche la revisione, la peer review degli articoli pubblicati da altri. C'è però un passaggio intermedio che è quello dell'effettiva pubblicazione, che è gestito esternamente all'università da degli editori che hanno formato una situazione di monopolio e la fanno pesare, soprattutto anche dal punto di vista economico, ponendo dei forti vincoli, dei forti costi per l'accesso alle riviste. Per parlarcene, tre relatori che si occupano da tempo di questi temi: Maria Chiara Pievatolo, che insegna filosofia politica all'Università di Pisa, è curatrice del bollettino telematico di filosofia politica, è membro della commissione Open Access della CRUI. E fra l'altro ha un blog molto interessante che si chiama Minima Accademica, a cui vi invito a dare un'occhiata. Francesca Di Donato, che pure studia filosofia politica e in questo momento è assegnista di ricerca presso la Scuola Normale e si occupa di accesso aperto, open data e web science. E Andrea Zanni, che a differenza degli altri due relatori ha iniziato laureandosi in matematica, area che ha lasciato molto presto facendo un master in biblioteche digitali e attualmente lavora presso l'Università di Bologna nella gestione delle riviste in open access. Oltre a questo, dal 2005 si occupa di Wikisource, che è uno dei progetti paralleli a Wikipedia, che si occupa di costruire una biblioteca digitale ed è il responsabile dei progetti per l'Associazione Wikimedia Italia. Passo la parola alla prima relatrice, che è Maria Chiara Pievatolo. Allora, grazie a tutti. Comincio con un frammento di discussione in cui mi sono imbattuta qualche giorno fa. Si tratta di economisti, quindi sono forse un pochino naif, però c'è un economista che deve esibire le sue credenziali scientifiche. E cosa fa per mostrare la scientificità e la solidità della sua reputazione di studioso? Dice che ha pubblicato in riviste Elsevier, quindi riviste di una delle, anzi della più grande multinazionale dell'editoria scientifica, dotate di fattore d'impatto. Adesso, questo ragionamento è un ragionamento un po' bizzarro, è come dire: le mie pubblicazioni sono scientifiche perché sono incise su lastre di marmo di Carrara, a lettere dorate. Però una cosa che ci si deve chiedere prima di cominciare a parlare di accesso aperto, come siamo arrivati a questo punto? Cioè, come in una discussione forse un pochino naif, perché non è un sito di economisti, in realtà, se avete visto l'indirizzo, ve lo faccio rivedere, vi accorgerete e conoscete un po' la rete, capite che sito è, però una discussione un po' naif. Un economista che insegna all'università, quindi non si tratta di un libero studioso, dà per scontato che le proprie credenziali, la scientificità del proprio discorso, si fondi sul luogo
in cui i propri testi sono pubblicati, addirittura sull'editore e sul fatto che l'editore abbia riviste dotate di questo importantissimo fattore di impatto. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Ecco, in realtà la storia è molto lunga, io la farò molto breve, però la storia c'è una tensione da quando è stata inventata la scrittura fra la comunità scientifica e i mezzi che la comunità scientifica usa per comunicare. Si comincia con le riflessioni del Fedro di Platone, che io salterò a pie pari. Le riflessioni del Fedro di Platone però portano ad un modello di comunicazione scientifica che rimane fino all'invenzione della stampa e che si basa su due gambe, possiamo dire. Da una parte i testi sono semplicemente uno strumento, non c'è la scienza nel testo, la scienza è nello scienziato, diciamo così, quindi si fanno circolare liberamente, servono per rinfrescare la memoria, però poi perché diventino, ritornino scienza, devono essere capiti, discussi, interpretati, criticati, eccetera, eccetera. E l'altra gamba, quella più importante, è la comunità di conoscenza. È la comunità scientifica che con le sue discussioni fa vivere i testi e in qualche modo porta avanti la scienza discutendola, appunto. Ecco, l'equilibrio comincia a rompersi nel mondo della stampa. Perché? Perché la carta diventa molto più forte. Possiamo distribuire libri su scala industriale. Quindi già Lutero perde il controllo dei suoi testi perché glieli ristampano in maniera filologicamente inaccurata. La forza della stampa però ha un effetto ambiguo, cioè da una parte espropria l'autore del controllo sui suoi testi e dall'altra però ha anche dà la possibilità ad autori eterodossi, cioè fuori dalla comunità scientifica, fuori dai suoi dei paradigmi consolidati, di parlare a un pubblico più ampio. Galileo Galilei, quando decise di stampare il suo Sidereus Nuncius, in realtà compie un gesto rivoluzionario. E qui arriviamo alla prima tappa della risposta alla nostra domanda. La tappa è quella legata alla particolare situazione della prima modernità in cui viene inventata la prima rivista scientifica. Nasce nel 1665, nasce in Inghilterra, si chiama Philosophical Transactions of the Royal Society. Per cosa serve questa rivista scientifica? Beh, serve per usare la stampa al servizio di una comunità scientifica che stava nascendo in opposizione alla comunità degli alchimisti che facevano ricerche in segreto, si tramandavano i segreti del mestiere di maestro in allievo, però non avevano discussione pubblica perché si trattava di un sapere segreto e pericoloso. Ecco, la nuova discussione scientifica moderna invece vuole condividere risultati e procedure, vuole la ripetibilità, vuole la discussione libera. E la stampa viene incontro a questa esigenza, che è un'esigenza di novità e di rottura rispetto all'inizio, rispetto alle vecchie cerchie ristrette dell'epoca precedente. Quindi la rivista scientifica che cos'è? È un registro pubblico delle scoperte, ha un patrocinio regio particolare perché siamo in un mondo in cui l'attività della stampa è coperta dal privilegio regio. Cosa significa questo? Significa che ci siamo resi conto, Lutero ha già fatto capire che la libera stampa è qualcosa di politicamente molto pericoloso, quindi cosa fanno le monarchie? Le monarchie regolano l'attività della stampa autorizzando la transazione della stampa tramite privilegio, che viene concesso come appunto una graziosa concessione da parte del re. Quindi questa rivista che serve per discutere, per pubblicare risultati, per corroborare i risultati da parte della comunità e per rendere pubblico quel famoso collegio invisibile di cui parlava Robert Boyle, deve anche muoversi su un terreno accidentato e pericoloso. Quindi la revisione paritaria,
che, come sapete tutti voi, è uno dei principi fondamentali per la selezione degli articoli pubblicati in rivista scientifica, nasce all'inizio anche per motivi prudenziali, perché certamente la Royal Society, che pubblicava e pubblica questa Philosophical Transaction, aveva un privilegio di stampa particolare, però tutto dipendeva da una graziosa concessione del re, quindi era un privilegio che si doveva usare con attenzione, con prudenza. Però in questo mondo moderno la stampa è uno strumento di liberazione, uno strumento di trasparenza, è uno strumento di discussione. Quindi la stampa è il mezzo più potente per realizzare l'ideale dell'uso pubblico della ragione. Ecco, sulla slide vedete una citazione di un famoso testo di Kant, dove addirittura l'uso pubblico, il pubblico dell'uso pubblico della ragione è il pubblico dei lettori. Quindi Kant presuppone, senza rendersene conto, il mondo della discussione a mezzo stampa, diciamo così. Cosa succede nel Novecento? Ecco, nel Novecento abbiamo una situazione che già Weber nel 1919, in una famosa conferenza Wissenschaft als Beruf, la scienza, il lavoro intellettuale come professione, aveva cominciato a percepire. Siamo studiosi che lavorano al servizio di organizzazioni burocratiche, che sono proprietarie della nostra biblioteca, che valutano la nostra ricerca. E Weber dice molto chiaramente, usando categorie che sono simili a quelle di Marx, dice: nel momento, se la biblioteca è il mezzo di produzione del ricercatore, ovviamente Weber pensava soprattutto ai ricercatori delle scienze umane, e questa biblioteca, i testi su cui noi lavoriamo, non appartengono più al ricercatore, qual è l'esito probabile di questo sviluppo? Beh, quello che Weber chiama letteralmente, non lo sto marxistizzando, è Weber che usa questa espressione, una forma di proletarizzazione, di alienazione quasi nel senso marxiano, perché ci sono altri, che non più la comunità scientifica, ma altri, le organizzazioni burocratiche, con interessi legati alla politica, al mercato e così via, che stabiliscono il senso e il valore del lavoro del ricercatore. Ecco, adesso Weber, quando fa questa conferenza, non sapeva ancora che cosa sarebbe successo nella seconda metà del secolo scorso, perché quello che succede nella seconda metà del secolo scorso è appunto il passo che porta a quell'argomentazione naif e gravida di conseguenze che abbiamo visto in bocca, o meglio nella tastiera, di un economista qualche giorno fa addirittura. Allora, c'è un istituto chiamato Institute for Scientific Information, che oggi si chiama Thomson Web of Science, però ha cambiato nome molto recentemente, si chiama Web of Knowledge, perché cambia nome molto, molto spesso questo istituto, che con interessi, come possiamo dire, per interessi biblioteconomici, comincia a creare un catalogo di riviste scientifiche, non selezionandole tutte, ma selezionando soltanto quelle legate agli interessi dei suoi clienti. I suoi clienti erano in buona sostanza i grandi editori e le grandi biblioteche universitarie nordamericane. E questo catalogo permette di contare il numero delle citazioni. Il numero di citazioni ricevute da ciascun articolo all'interno di un numero finito di riviste, che sono quelle selezionate dall'Institute for Scientific Information sulla base degli interessi dei suoi clienti. Adesso, lo scopo iniziale era uno scopo che non aveva niente a che fare con la scientificità della ricerca, con la valutazione, con le carriere degli studiosi, perché aveva uno scopo anche
scientificamente interessante, cioè valutare l'effetto di un lavoro del passato sulla ricerca presente tramite le connessioni, tramite le citazioni che sono, diceva Garfield, che sono appunto la moneta della scienza, cioè il modo con cui gli scienziati pagano i loro debiti. E per fare questa valutazione si inventa l'impact factor, che è una frazione, un rapporto fra le citazioni ricevute in un dato anno e gli articoli citabili usciti nel biennio precedente su una determinata rivista. Quindi l'impact factor che cosa misura? Misura la popolarità di una rivista. Adesso, se uno vuole fare ricerche scientometriche, non c'è niente di male nell'usare l'impact factor, è un numero come un altro, però diventa qualche cosa di più. Perché questo istituto è un istituto privato e fa il suo marketing. L'autore di queste considerazioni è Alessandro Figata Lamanca, quindi è un matematico, quindi sto citando un matematico perché non voglio che nessuno mi accusi di avere una diffidenza umanistica nei confronti dei numeri. Questo signore è un matematico. Ecco, cosa osserva Alessandro Figata Lamanca in questo famoso intervento? Ecco, osserva che con una capillare operazione di marketing l'Institute for Scientific Information riuscì a far credere che fosse possibile pesare la scienza sulla base di dati quantitativi. Quindi che non fosse necessario leggere gli articoli, ma fosse necessario semplice per capire il loro valore, ma fosse necessario semplicemente andare a vedere il fattore d'impatto della rivista su cui gli articoli venivano pubblicati. È una cosa estremamente comoda, questa idea, se finisce nelle mani di un burocrate che deve valutare la ricerca scientifica fatta da altri su cui lui non ha la minima competenza, perché non serve leggere gli articoli, basta acquistare l'accesso al catalogo del ISI, calcolare il fattore d'impatto di una rivista, e questo ci permette anche di pesare un ricercatore. Ecco, il risultato qual è? È un risultato che i bibliotecari conoscono benissimo, si chiama crisi dei prezzi dei periodici, perché ovviamente le riviste del catalogo ISI, siccome servono per valutare i ricercatori, per valutare la ricerca, sono riviste importanti, devono essere comprate da tutte le biblioteche universitarie. Quindi il risultato qual è? È che gli editori delle riviste scientifiche, che prima se andava bene andavano in pareggio, ottengono invece una posizione in cui la domanda diventa fortemente inelastica, come dicono gli economisti. Quindi loro possono alzare il prezzo quanto vogliono, perché tanto si sa che la biblioteca universitaria sarà obbligata a comprare le riviste importanti del catalogo ISI. Ecco, vedete quella curva che si impenna in maniera più pronunciata, sono appunto i prezzi degli abbonamenti alle riviste. Uno studio della Association of Research Libraries nordamericana copre un periodo di tempo abbastanza lungo, la linea di raffronto che sale più lentamente è quella delle monografie, che non ha avuto questo effetto. Quindi le riviste sono diventate straordinariamente costose, sono straordinariamente costose anche per le università italiane. Le università italiane, come sapete bene, stanno attraversando un periodo di tagli ferocissimi, quindi spendere milioni di euro per gli abbonamenti significa fare sacrifici umani, perché quei soldi che si potrebbero usare per esseri umani che fanno ricerca vengono invece usati per acquistare riviste. Quindi in questo caso sono soldi che grondano sangue, in senso metaforico. Allora, cosa fa il Movimento per l'Accesso Aperto? Il Movimento per l'Accesso Aperto si basa su una pratica che i fisici avevano già prima che la parola accesso aperto venisse inventata, e cerca di liberare la pubblicazione dalle mani di questi grandi editori monopolisti. Ecco, Peter Suber è un filosofo americano, la sua definizione di accesso aperto è la definizione più chiara e più diffusa. La letteratura d'accesso aperto è digitale, online, gratuita, libera da buona parte delle restrizioni dettate dalle licenze per i diritti di sfruttamento commerciale.
Queste condizioni sono possibili grazie a internet e al consenso dell'autore o del titolare dei diritti d'autore. Noi scienziati, per comunicare, non abbiamo in realtà bisogno degli editori. Quindi riprendiamoci in mano il compito della pubblicazione e facciamolo ritornare alle origini. Quando io scrivevo, quando si scriveva o si faceva scrivere sulla Philosophical Transactions of the Royal Society, si scriveva per discutere di risultati scientifici, per condividerli, per corroborarli tramite la discussione e la libera ripetizione da parte di altri ricercatori. Quindi cerchiamo di tornare alle origini. Adesso qui c'è una rapida timeline del movimento di accesso aperto, poi vi parlerà di questo meglio Francesca Di Donato, quindi io sorvolo abbastanza rapidamente. Ecco, una cosa che è utile sapere, di cui poi Francesca Di Donato parlerà più approfonditamente, è che per arrivare all'accesso aperto ci sono varie strade. Allora, la strada più facile è quella verde, è che è l'autoarchiviazione, cioè gli autori negoziano con attenzione i diritti con gli editori delle riviste e dopo aver pubblicato i loro articoli sulle riviste scientifiche li archiviano in archivi aperti, istituzionali o disciplinari. L'archivio istituzionale, per esempio l'Università di Pisa ha un archivio istituzionale, anche se pochissimi lo conoscono, si chiama UNIP iPrints, poi ci sono anche archivi disciplinari, che ne so, gli economisti per esempio hanno REPEC, poi c'è Social Science Research Network, e ovviamente non sto a menzionare il famoso archive dei fisici, che è il padre di tutti gli archivi, perché certamente lo conoscete, quindi ce ne sono parecchi. Poi l'altra via principale è quella cosiddetta d'oro, vale a dire pubblicare riviste nativamente ad accesso aperto. Cioè nella via verde si pubblica su riviste ad accesso chiuso e poi si autoarchivia dopo un certo tempo, anche subito a seconda della politica delle riviste, il testo che abbiamo pubblicato, e la via d'oro invece si pubblica su riviste che nascono ad accesso aperto. Ci sono anche strade intermedie, perché ovviamente in un mondo in cui l'accesso aperto sta guadagnando popolarità, e ve lo racconterò alla fine del mio discorso, ci sono anche editori che ne approfittano, quindi c'è la via rossa, famosa via rossa, o l'accesso aperto predatorio, cioè editori che chiedono all'autore di pagargli una certa quota, in genere sostanziosa, e in cambio di questa una certa quota ti pubblicano qualsiasi cosa, lo chiamano accesso aperto, però ovviamente è qualche cosa di più simile a quello che viene chiamato Vanity Press. Ecco, allora, il problema principale dell'accesso aperto è quello dei modelli economici, perché nel mondo della stampa e anche nel mondo della pubblicazione ad accesso chiuso, chi paga? Paga il lettore che si abbona. Nel mondo dell'accesso aperto ci sono vari modelli. Allora, la rivista d'accesso aperto più famosa e più forte è la Public Library of Science, che usa il modello Authors Pay, vale a dire gli autori pagano per pubblicare. Prima viene la revisione paritaria, poi gli autori pagano una certa quota per pubblicare. Adesso in PLOS è progressiva, nel senso gli autori poveri non pagano niente e gli autori ricchi pagano un po' di più per coprire le spese e per tenere aperta l'accesso a tutti, quindi per pubblicare la rivista ad accesso aperto in generale. Poi un altro modello che io ho chiamato Institution Pay, che è il pagamento per la pubblicazione da parte di istituzioni. Quindi lo praticano normalmente le scienze umane, nel senso il dipartimento mette dei fondi per finanziare una rivista. E lo stanno tentando anche i fisici con il famoso Scope 3. Ecco, adesso questo modello può addirittura essere quasi gratuito quando la rivista è molto piccola, quindi è un'attività collaterale all'attività di ricerca. Diventa costoso quando la rivista diventa grossa e importante, perché una rivista piccola può gestire
un certo numero di submission al mese, all'anno e non di più. Quando diventano molte occorre un'organizzazione complessa, quindi occorre un'organizzazione costosa. Però un mondo fatto di riviste piccole che sono semplicemente attività collaterali alla ricerca potrebbe essere un mondo che potrebbe permettersi tranquillamente un modello quasi gratuito, quindi usare semplicemente i computer del proprio dipartimento che già esistono e sono in rete per pubblicare, per fare delle piccole pubblicazioni. Poi anche finanziamenti alternativi, crowdfunding, tante altre cose, comunque avremo modo di parlarne magari nella discussione. Ecco, quindi i modelli economici sono a chi si fa pagare, ai lettori mettendo barriere all'ingresso, e questo ha portato alla crisi dei prezzi dei periodici, agli autori. Questo ha dei limiti perché se non si usano accorgimenti, gli autori poveri sono penalizzati. PLOS usa l'accorgimento della progressività della quota, però il rischio è che possano leggere tutti, però pubblichino soltanto i ricchi. E l'altro modello è il modello dell'addossare il pagamento alle istituzioni. È un modello che può funzionare e funziona quando le istituzioni ovviamente hanno la volontà e l'interesse di spendere per la pubblicazione. Nelle scienze umane è normale, perché nelle scienze umane è abbastanza normale che la monografia sia finanziata dalle istituzioni di ricerca, meglio lo era, diciamo così, adesso con i tagli drastici dei fondi è diventata un pochino più difficile farsi finanziare anche questo tipo di pubblicazioni. Ecco, i modelli politici sono praticamente due. Il mandato, vale a dire l'ente finanziatore alla ricerca impone l'obbligo di depositare i prodotti della ricerca in archivi aperti, e questa è la politica su cui si sta orientando l'Europa, ed è anche la politica su cui si stanno orientando gli Stati Uniti, si sta orientando la Gran Bretagna. L'altra via è quella del deposito legale, che è una sottigliezza giuridica che è stata pensata per bypassare il copyright. Ecco, viene usata per le tesi di dottorato in Italia, dal momento che i dottorandi per ottenere il titolo devono depositare legalmente la loro tesi nelle biblioteche nazionali, si diceva una volta, allora è sufficiente chiedere ai dottorandi come requisito amministrativo per ottenere il titolo, quindi bypassando completamente la questione del copyright, di depositare la tesi in un archivio ad accesso aperto perché si possa ottenere appunto una pubblicazione ad accesso aperto, eludendo completamente la questione del diritto d'autore, perché appunto in questo caso il deposito legale è un requisito per ottenere il titolo, quindi non si può eludere. Ecco, l'accesso aperto cerca di superare delle barriere che nel passaggio dalla stampa alla rete stanno diventando artificiali. Ecco, nell'illustrazione vedete il vecchio modello della stampa. Stampare è costoso, quindi che cosa si fa? Beh, la revisione paritaria viene fatta per forza di cose prima della pubblicazione, non si può stampare tutto, quindi prima si filtra e poi si pubblica. Ecco, nel mondo dell'accesso aperto invece, barriere economiche per depositare un file digitalizzato su qualche server che di solito c'è già, non ce ne sono. Quindi che cosa si potrebbe fare? Beh, si potrebbe fare una cosa molto più semplice, vale a dire pubblicare tutto e mettere la fase della revisione paritaria, quindi del filtro, che in questo caso sarebbe semplicemente una selezione come indirizzamento dell'attenzione, dopo la fase della pubblicazione. Quell'altro, questo porterebbe anche a maggiore trasparenza, perché che cosa succede nella pancia di una rivista ad accesso chiuso che fa la revisione paritaria ex ante? Non si sa, è un tribunale completamente oscuro.
Ecco, fino a pochissimo tempo fa di accesso aperto ne parlavano soltanto i talebani come me e i bibliotecari. Quindi era una cosa che era pochissimo nota nel mondo degli studiosi, era una cosa che era pochissimo nota nel mondo della stampa. Ecco, però, pochissimo tempo fa, qui vi faccio proprio una rassegna di storia recente e veloce, pochissimo tempo fa è successo un evento abbastanza sconvolgente, perché gli editori hanno semplicemente i grandi editori, le grandi multinazionali dell'editoria, che poi sono Elsevier, Wiley e Springer, hanno tirato troppo la corda, hanno fatto lobbying sul congresso americano e hanno chiesto e ottenuto la presentazione di un disegno di legge, il Research Works Act, per proibire le politiche di mandato, quelle di cui avevamo parlato prima. E pensavano che la cosa passasse inosservata, perché in realtà buona parte degli studiosi si disinteressano del modo in cui pubblicano i loro testi. E invece provocò una ribellione, un matematico famoso, Tinguaers, propose uno sciopero contro Elsevier, perché i revisori paritari e gli autori lavorano gratis per questi grandi editori. Viene chiamato boicottaggio, in realtà è uno sciopero, perché significa che sono semplicemente astenuti dal dare le loro tradizionali prestazioni di lavoro nei confronti di questo grande editore. E il disegno di legge fu ritirato. Nel 2012 la biblioteca della più ricca e più importante, una delle università del mondo più ricche e più importanti, invitò i suoi docenti a passare all'accesso aperto, perché dicevano: non possiamo più permetterci di pagare tutti questi soldi per gli abbonamenti alle riviste. Ecco, nel maggio nel 2012 il ministro britannico conservatore per l'università dichiara di voler imporre l'accesso aperto a tutta la ricerca a finanziamento pubblico. Perché? Beh, per un motivo molto semplice: la ricerca a finanziamento pubblico è pagata dal contribuente, quindi non si vede perché il contribuente non abbia il diritto di accedere a dei testi che ha già pagato. Ecco, quindi la questione dell'accesso aperto passa nella stampa mainstream. Qui ho messo delle apposite citazioni che potete vedere. Qui questa è l'Economist, questa rivoluzione venne chiamata Primavera Accademica perché fu concomitante con le primavere arabe. Cosa si fa in Italia? Allora, in Italia nel 2004 la quasi totalità delle università italiane firmò la dichiarazione di Berlino, che è una dichiarazione promossa da importanti istituzioni europee di ricerca, Max Planck, Gesellschaft e altre, a favore dell'accesso aperto. Quasi tutte le università italiane l'hanno firmata. Nel 2006 nasce la Commissione CRUI per l'accesso aperto e viene istituito questo portale nazionale per l'accesso aperto alla letteratura scientifica, che è appunto che indicizza tutti gli archivi di accesso aperto e i loro contenuti. Adesso vedrete che sono purtroppo semivuoti, perché quello che siamo riusciti a fare è usare le politiche di mandato per le tesi di dottorato, mentre siamo riusciti a fare molto, molto poco per quanto riguarda l'apertura dell'accesso a livelli superiori, a meno che non si trattasse di aree disciplinari dove l'accesso aperto era già ovvio e scontato, vale a dire il mondo dei fisici. Ecco, per le scienze umane e sociali invece facciamo pochissimi passi avanti, e ci sono anche dei maligni che dicono: voi in realtà obbligate i dottorandi a mettere l'accesso aperto alle loro tesi perché sono la parte debole, però non riuscite a fare molto per la parte forte, perché la parte forte usa le sue pratiche, tranne i pochissimi ricercatori che sono sensibili a questi temi. A aggravare la situazione si è messa anche la nostra Autorità Nazionale di Valutazione della Ricerca, di nomina governativa, che ha addirittura cercato di ha esteso alle scienze umane e sociali un sistema che dovrebbe scimmiottare il sistema dei
core journals, quindi delle riviste importanti perché indicizzate da ISI, che ha portato alla crisi dei prezzi dei periodici nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Quindi liste di riviste definite importanti da parte di gruppi di esperti che sono stati nominati da parte di questo gruppo di esperti, a sua volta nominato direttamente dal governo. Quindi questa è la situazione italiana. Ecco, la situazione italiana però è deviante, molto deviante rispetto a quello che sta avvenendo all'estero. Adesso qui non ve lo sto neanche a leggere, perché faccio una rapidissima rassegna stampa per farvi vedere come questo tema, che in Italia sembra per talebani, diciamo così, in realtà all'estero è qualcosa che finisce sui giornali. Ecco, e la posizione italiana fa particolarmente impressione. Perché? Perché l'Italia ha una sua tradizione di ricerca che è differente da quella del mondo anglosassone. Adesso non stiamo a discutere se è migliore o peggiore, diciamo che è differente da quella del mondo anglosassone, quindi del mondo che domina i cosiddetti core journals, i giornali fondamentali che in buona sostanza hanno come nucleo quello delle riviste del catalogo ISI. Quindi usare come criterio di scientificità e di valore un catalogo di riviste scritto nel mondo anglosassone per gli interessi dei grandi editori del mondo anglosassone, dell'English, anzi per essere più precisi dell'English speaking world, per le grandi multinazionali dell'editoria anglocentrica, ha una conseguenza indesiderata, quale che il ricercatore italiano, se è bravo, tenderà a orientare i suoi argomenti di ricerca sulla base di quello che interessa alla rivista anglosassone. Quindi l'effetto è un effetto monoculturale, un effetto di impoverimento, perché cose che studiamo noi, che potrebbero interessare a noi, su cui noi potremmo dare un contributo originale, vengono in realtà sacrificate al servizio degli interessi prevalenti del mondo anglosassone. Questo vale per l'Italia, ma vale per tutti i paesi emergenti. Questo, noi siamo un paese sommergente, però i paesi, vale per tutti i paesi. Pensate al Brasile, all'Argentina, all'Australia. Cioè, temi di ricerca che potrebbero interessare i brasiliani vengono trascurati e i ricercatori brasiliani lavorano per gli interessi del mondo della ricerca anglosassone. Ecco, un autore franco-canadese ha scritto un libro interessante che è ad accesso aperto, è stato anche tradotto in italiano, poi vi lascio le slide così potete leggere, e ha denunciato appunto questo fenomeno. Poi un altro effetto collaterale di questa situazione qual è? È che noi non riusciamo a comunicare con la società come potremmo farlo, perché se siamo obbligati a pubblicare ad accesso chiuso presso l'editore perché la nostra ricerca viene valutata sulla base della qualità del marmo su cui le lettere dei nostri testi sono incise, il risultato quale sarà? Beh, sarà che, visto che abbiamo a che fare con un medium a diffusione universale che discute senza barriere, beh, il risultato sarà che noi ci richiuderemo in una torre d'avorio che rischia di, e sta già rischiando, di diventare rapidamente una prigione e poi di venire tagliata la prossima volta che si presenterà la necessità di tagliare qualche cosa. Quindi il rischio che corriamo è quello di diventare irrilevanti. È diventare rilevanti all'anticamera per venire soppressi. Questo vale soprattutto per il mondo delle scienze umane. Poi l'altra conseguenza preoccupante di questo disinteresse degli autori, un disinteresse spesso obbligato degli autori del luogo in cui pubblicano, è che lasciamo il campo, anche nel mondo della rete, a forme di pubblicazione e di valutazione della ricerca che non sono nelle nostre mani. Anche il famoso Google Scholar, che è gratis, che è accessibile, quindi non è come il famoso catalogo dell'Institute for Scientific Information, però è proprietario,
non ci dice quale rivista selezione e perché, poi è bibliotecicamente debole, vabbè, sta migliorando, però ha tutta una serie di problemi. Ecco, mentre le riviste di accesso aperto possono in realtà se amano misurare il loro impatto, possono farlo anche con forme di bibliometria distribuita. Per esempio la famosa Altmetrics, adesso magari ne parleremo meglio nel corso della discussione. Quindi anziché regalare, chiedere i dati per essere del proprio impatto a una multinazionale privata che ha un catalogo, guardarselo da soli sul proprio server, vedendo appunto l'impatto che i nostri articoli hanno sulla rete. Questo è semplicemente il principio. Quindi, che cosa si può fare? Allora, in Italia, all'estero abbiamo visto che il grande cambiamento è stato dato da una presa di coscienza di una parte importante della comunità scientifica. E tanto è vero che molto materiale anglosassone si trova adesso ad accesso aperto. Quindi io ho cercato di provare a tradurre una piccola serie di istruzioni per chi vuole praticare l'accesso aperto, scritte da una studiosa americana di nome Dana Boyd. Ci sono le minuscole, non per un errore di battitura, ma perché vuole farsi chiamare così. Ecco, ci sono soltanto i primi tre comandamenti, poi vi lascio le slide e andate a vedere gli altri. Poi un'altra cosa, un altro esperimento interessante che è stato fatto ha a che vedere con Wikipedia, quindi forse ne parlerà meglio il relatore successivo, ed è quello di pubblicare un articolo su una rivista tradizionale, quindi con revisione paritaria, con tutti i parafernali che fanno la scientificità della rivista, e poi regalarlo a Wikipedia. Quindi avremo due articoli diversi, due articoli inizialmente uguali, uno che rimarrà sulla rivista tradizionale, in questo caso è una rivista d'accesso aperto perché è una delle riviste di PLOS, l'altro che verrà regalato a Wikipedia e collettivizzato. Ecco, sarà anche divertente, è già stato fatto, è un esperimento che stiamo tentando piano piano di fare anche noi nel tempo libero, però sarà anche divertente e interessante vedere l'evoluzione dell'articolo collettivizzato su Wikipedia. E con questo arriva la mia conclusione. La conclusione è una citazione, di Primo Levi, un racconto famoso che si intitola Ferro. Adesso normalmente quando parlo di accesso aperto io mi adeguo allo stile di buona parte dei miei colleghi che dicono pubblicare ad accesso aperto vi fa bene perché vi dà notorietà, perché aumenta il vostro numero di citazioni. In effetti è vero, se si calcola, però è soltanto qualche cosa di temporaneo ovviamente, perché in realtà le cose che sono pubblicate ad accesso aperto, eccezione fatta per i famosi editori predatori, sono già frutto di un'autoselezione, quindi uno non mette le schifezze e gli articoli copiati in siti ad accesso aperto, tende a metterli in siti ad accesso chiuso. Quindi normalmente io faccio dei discorsi di stampo, cioè tratto il ricercatore come un homo economicus, faccio dei discorsi che servono per incoraggiarlo a massimizzare la sua presunta utilità. Però questa volta voglio fare un discorso diverso, perché siamo in una situazione in cui il valore del nostro lavoro, il senso del nostro lavoro rischia di esserci portato via e rischia di essere privatizzato nelle mani di organizzazioni che sono i grandi editori, grandi multinazionali di editorie, sono le burocrazie che valutano la ricerca, cerca di essere portato via da noi, cerca in maniera tale che noi ci riduciamo davvero non a proletari, ma qualcosa di peggio di proletari, ci riduciamo a plebe, cioè a delle persone che non ritengono, che sono totalmente incapaci di dire da sé che senso abbia il loro lavoro.
che aspettano, che contano le citazioni, che adottano pratiche per farsi citare di più, che corteggiano potenti direttori di potenti riviste perché il loro lavoro diventi scientifico in questa maniera, cioè che facciano tutta una serie di pratiche umilianti. E allora, anziché dire ma in fondo pubblicare ad accesso aperto vi dà notorietà, ed è vero, dà notorietà, permette di, soprattutto se non si hanno santi in paradiso, permette di imboccare delle scorciatoie, diciamo così. Io dico un'altra cosa che pubblicare ad accesso aperto, cioè fare uso pubblico della ragione, è qualche cosa che ci dà l'opportunità di assaggiare questa famosa carne dell'orso, vale a dire di entrare in un mondo che rischia, che è ancora inesplorato, perché adesso in rete c'è Beppe Grillo, ci sono i troll, ci sono personaggi di questo tipo, e di provare a misurarsi, magari sbagliando, però essendo forti e liberi. L'alternativa è diventare dei travè, dei piccoli burocrati. Questo forse non valeva nell'università humboldtiana, però credo che in questo momento per le persone più giovani ci sia questo orizzonte che è molto molto triste. Quindi la carne dell'orso è dura, è indigesta, però è il sapore della libertà. Bene, allora dopo questa presentazione così ampia cerco di scendere un po' più nel dettaglio, quindi faccio un passo indietro e uno avanti, poi vedrete voi alla fine, semmai in fase di dibattito, se fare delle domande specifiche, però ho cercato di dire con precisione che cosa si intende per accesso aperto. Che cosa si intende per politiche istituzionali, mandati, il discorso che faceva prima Chiara Pievatolo, e poi in ultimo il problema dell'accesso aperto e della valutazione, che è un problema politico importante che condiziona, come abbiamo visto, anche il diffondersi di questo movimento e di questa pratica. Questo è una sintesi di quello che dirò, una sorta di torta dell'accesso aperto. Partiamo dalle fondamenta e seguiamo un ordine cronologico. In primo luogo abbiamo visto che cosa riguarda, abbiamo già visto una definizione, la ripeto, si intende letteratura scientifica, quindi sia documenti che dati, che sia digitale, online, gratuita e libera da alcune restrizioni dettate dalle licenze per i diritti di sfruttamento commerciale, condizioni che sono rese possibili grazie a internet e ovviamente grazie all'autore o al titolare dei diritti. Quindi se torniamo un attimo alla slide precedente, vedete le basi che sono internet, i documenti e i dati di cui si parla e una forma di copyright che si definisce copyleft, vedete che la C è rovesciata, perché l'autore cede una parte dei suoi diritti economici. Come sapete, il diritto d'autore in Italia è fatto di due parti, ci sono i diritti morali che sono inalienabili e poi ci sono i diritti economici che invece possono essere ceduti. La data che ho messo, nel 1989 è la data in cui è stato inventato il web, che è stato fondamentale, diciamo senza internet e il web non si potrebbe parlare di accesso aperto, e poi c'è il 1991 perché nel 1991 è stato creato il primo archivio, archive, quello dei fisici delle alte energie, ad accesso aperto. Quindi l'accesso aperto
dall'inizio si dota di questi due macro canali che vi diceva prima Maria Chiara Pievatolo, non sto a ripetere, però è importante questa distinzione. Da una parte ci sono gli archivi sono istituzionali, cioè sono create dalle università. Adesso per quelle università, per quelle istituzioni che non hanno un proprio archivio, esiste un archivio europeo, si chiama Open Air, che ospita anche opere orfane. Quindi se uno lavora alla scuola normale e la scuola normale non ha un proprio archivio, può depositare i propri risultati in questo archivio europeo. Dall'altra parte ci sono invece le riviste ad accesso aperto vere e proprie. Come si fa a sapere quali archivi ci sono? Ci sono dei registri. Sono due questi registri, uno si chiama ROAR e l'altro Open Door, non c'è una grande fantasia nei nomi di questi registri, però sono strumenti molto utili, perché se uno vuole sapere dove andare a depositare le proprie cose, va a cercare lì. E come vi ho detto, gli archivi possono essere istituzionali o disciplinari. È molto utile depositare anche in archivi disciplinari, perché negli archivi disciplinari vanno i colleghi, cioè uno viene eletto da chi ha interesse per un determinato tema. E quindi c'è l'archivio dei fisici, c'è l'archivio degli economisti, REPEC, per le scienze sociali e umane c'è questo SSRN, ci sono una serie di archivi. È interessante un aspetto, cioè il fatto che con la nascita degli archivi disciplinari anche il concetto di disciplina salta un po', perché per esempio molti articoli di informatica si trovano in archive, l'archivio che era nato per i fisici delle alte energie. Quindi questi strumenti trasformano anche un po' il concetto di comunità scientifica. Poi c'è invece un altro grande registro che indicizza le riviste ad accesso aperto, si chiama DOAI, è questo che vedete. Per essere inseriti dentro AI, una rivista deve fare domanda, viene controllata, quindi deve effettuare il peer review, non chiunque viene indicizzato dentro DOAI. Come vedete però nell'immagine, perché questa è una è la home page del sito di qualche giorno fa, ci sono attualmente quasi 9.000 riviste indicizzate, quindi sono tante le riviste ad accesso aperto, non è un fenomeno minoritario, non sono poche e sperdute. Per invece accedere agli archivi, alle riviste italiane, c'è questo strumento, questo portale che appunto citava prima Chiara, che si chiama Pleiadi, quindi per avere uno zoom, per chi voglia avere il lavoro un po' semplificato, può trovare le informazioni in questo portale. Una parentesi importante, quando parliamo all'inizio, quando si è cominciato a parlare di accesso aperto, si intendeva principalmente l'accesso ai risultati, cioè intendendo con i risultati i prodotti finiti della ricerca, fondamentalmente gli articoli scientifici, e questo perché l'accesso aperto nasce come movimento in risposta alla crisi del prezzo dei periodici, quindi a un aumento spropositato del prezzo delle riviste in un arco di tempo molto limitato, e quindi l'attenzione di chi ha fatto le prime dichiarazioni in favore dell'accesso aperto alla letteratura scientifica si concentrava principalmente sugli articoli delle riviste. In realtà adesso il movimento, negli anni più recenti, ha ampliato il proprio raggio e ha incluso sia le monografie, che nelle scienze umane sono fondamentali, più degli articoli scientifici, sia i dati della ricerca, cioè i dati sui quali i risultati si costruiscono. Perché per scrivere un articolo, un ricercatore di fisica fa degli esperimenti spesso, e questi esperimenti raccolgono un insieme di dati. Quindi è importante che l'accesso sia libero non solo ai risultati, prodotto finale della ricerca, ma anche ai dati degli esperimenti. In ambito ma appunto nelle scienze esatte, cosiddette esatte o dure, si parla di dati scientifici. Qui vi ho messo un esempio di una virologa veterinaria italiana che è stata incensata e riconosciuta pubblicamente
il suo lavoro è stato riconosciuto pubblicamente anche per aver pubblicato la sequenza genetica del virus dell'aviaria nel 2006, una cosa che generalmente non si fa. Nell'ambito delle scienze umane e sociali esistono dei dati sui quali, a partire dai quali vengono costruiti e prodotti i risultati veri e propri della ricerca, e sono le fonti primarie. Le fonti primarie sono i testi, sono ancora prima i manoscritti. Qui vi ho messo un esempio di un progetto che ha sede qui alla scuola, a cui io sto collaborando, è coordinato da Maurizio Ghelardi ed è finanziato da un ERC, cioè da un advanced grant dell'ERC. E questa piattaforma pubblica i manoscritti e l'edizione critica della corrispondenza a Burkhardt. Quindi, come vedete, l'accesso ci può essere a diversi strati: l'accesso alle fonti, l'accesso alla documentazione, e qui in questo progetto specifico cioè, è accessibile anche tutta la documentazione relativa al lavoro filologico, informatico che viene fatto, e ho messo questa immagine che vi mostra che pubblicare, cioè rendere ad accesso aperto le fonti, è anche un valore aggiunto, cioè non è semplicemente replicare qualcosa che avviene nel mondo della stampa, della carta, sul web, perché offre a chi vuole lavorare su questi testi degli strumenti in più. Vedete, questo è l'ingrandimento di un manoscritto, io ho messo un esempio, però per farvi capire che in realtà appunto l'accesso aperto interessa diversi tipi di documenti, non solo i risultati ma anche i dati. Quindi torniamo un attimo alla questione dei diritti. Ho parlato del tipo di documenti, non ho parlato dell'infrastruttura, non vi dico internet e il web come permettono di fare questo lo vediamo tutti. Parliamo invece degli strumenti, diciamo così, legali. Esiste un sito che si chiama Sherpa Romeo, è stato finanziato questo progetto dal GISC del Regno Unito, e che indicizza le politiche degli editori in materia di accesso aperto. Qui vedete c'è una specie di semaforo, ci sono i colori degli editori e si possono fare delle ricerche e vedere quale politica adotta ciascun editore relativamente all'accesso aperto. Questo è uno strumento utile per l'autore che vuole pubblicare, perché prima di andare da un editore dice: fammi vedere qual è la policy, diciamo, generica di questo editore, perché spesso l'autore si trova in una condizione di difficoltà. L'editore gli dice: sì, va bene, dammi il tuo libro, però tutti i diritti sono miei. L'autore è spiazzato, non sa come contrattare con l'editore, invece può o scegliere prima un editore più illuminato, diciamo così, oppure anche poggiarsi, perché spesso se l'autore non dice: guardi che io ho visto che voi fate una politica, per esempio un editore che è catalogato come green consente di archiviare sia il preprint che il postprint della versione finale di un articolo o di un libro, quindi è un autore liberale da questo punto di vista. Si può scegliere con chi pubblicare usando questo strumento. Allora, andiamo ai requisiti tecnici. Quali sono i requisiti tecnici che consentono l'accesso aperto? I protocolli e le applicazioni. La data che ho messo è il 1999, perché nel 1999 è stato fatto un meeting a Santa Fe in cui è stato definito un protocollo che si chiama OAIPMH, Protocol for Metadata Harvesting, serve appunto a pescare i metadati, questo protocollo fa sì che tutti gli archivi e le riviste ad accesso aperto, compatibili con il protocollo, possano scambiarsi i metadati, quindi creare una grande rete di archivi e riviste interoperabili, e possono essere interrogati da un unico punto. Quindi io pubblico in un archivio ad accesso aperto, ma in realtà entro in una rete. Un altro aspetto importantissimo è stata la nascita di software open source
per la creazione di archivi e riviste. Quindi chi voglia creare un archivio o una rivista può farlo usando software il cui codice sorgente è aperto, e anche questo tassello ha consentito una rapida diffusione degli archivi e delle riviste. Qui vedete i più famosi, le slide non so se saranno rese pubbliche, spero di sì, comunque insomma se no lo faccio personalmente, quindi potete accedere direttamente a queste informazioni. Bene, allora veniamo alla parte politica, che forse è quella più spinosa. Le prime politiche in tema di accesso aperto risalgono al 2003. Nel 2003 è stata firmata la dichiarazione di Budapest per l'accesso aperto, a cui è seguita immediatamente, anzi nel 2001 la dichiarazione di Budapest e subito dopo la dichiarazione di Berlino di cui parlava Chiara Pievasolo prima. Molte istituzioni si sono impegnate a aderire a una politica per l'accesso aperto. Questa dichiarazione di Berlino è stata ratificata in Italia a Messina nel 2004, 75 rettori su 77 delle università italiane le hanno firmate, quindi in linea di principio quasi tutti, possiamo dire, i rettori delle università italiane si sono impegnati a seguire questo tipo di modello di pubblicazione. In Europa si è fatto di più. Perché? Perché nel 7° programma quadro è stato inserito un progetto pilota per l'accesso aperto in 7 discipline, indicando come obbligatoria la pubblicazione dei risultati di ricerche finanziati da fondi pubblici europei. Lo stesso, per esempio, avviene per i progetti finanziati dallo European Research Council, con un embargo di 6 mesi. Cosa vuol dire? Che entro 6 mesi dalla pubblicazione questi risultati devono essere poi anche pubblicati ad accesso aperto. E lo stesso altre istituzioni. Nel 2011 c'è stata una consultazione pubblica sull'informazione scientifica che ha portato a un orientamento importantissimo per il programma che sta per partire, partirà nel 2014, che si chiama Horizon 2020, e in questo programma europeo l'accesso aperto sarà obbligatorio. Quindi le politiche dell'Europa sono più restrittive rispetto a quelle del nostro Paese, e il nostro Paese in qualche misura dovrà recepirlo, se non altro per tutte le ricerche finanziate con progetti europei. Perché è così importante la politica dei mandati? È molto importante perché chiaramente è l'unico modo che abbiamo per vedere popolati questi archivi. Cioè senza un obbligo da parte delle istituzioni gli archivi rimangono fondamentalmente vuoti, perché dipendono solo dalla buona volontà del ricercatore. Allora, inserire le cose negli archivi, va detto, è noioso, poi non hanno studiato dei sistemi per cui lo metti in un archivio in automatico, gli stessi metadati o gli stessi file vengono inseriti in altri archivi, quindi è lento come processo. Ci vogliono degli incentivi. Un incentivo chiaramente è la visibilità, però evidentemente non è sufficiente, perché gli archivi, appunto, come vi dicevo, sono fondamentalmente vuoti. Qui vedete la percentuale di popolamento degli archivi sulla base del fatto che un'istituzione obblighi o meno i propri ricercatori a depositare. Come vedete, è evidente che è fondamentale questo aspetto. La CRUI ha pubblicato delle linee guida in forma di raccomandazione alle università. Per quello che riguarda gli archivi istituzionali ha indicato di adeguarsi alle linee guida dell'IRC. Per quello che invece è relativo alle tesi di dottorato è già stato detto, cioè c'è il deposito legale. Ha poi suggerito
di appunto adottare un modello institution space per, relativamente alle, alle riviste. Si tratta però, e questo è già stato detto, di indicazioni, che non hanno un, non sono obblighi, diciamo così, e quindi sono rimaste in larga parte disattese. Quindi veniamo alla parte più spinosa, il problema della valutazione. Diciamo, l'accesso aperto garantisce una valutazione trasparente. Garantisce una valutazione trasparente perché è possibile leggere direttamente i testi che vengono valutati. E è più completa perché sui testi che vengono pubblicati ad accesso aperto è possibile calcolare diversi tipi di indici, appunto usando metriche alternative, metriche che si basano sulla posizione di un articolo all'interno di una rete, non necessariamente sul numero delle citazioni. Io faccio sempre qualche esempio quando parlo di queste cose. C'è un ingegnere americano che si chiamava Vannevar Bush, che ha influenzato, scrivendo un articolo nel 1945, la nascita del web. È un articolo che si intitola "Come possiamo pensare". Non è molto importante il numero delle citazioni di questo articolo, ma è molto importante il fatto che questo articolo abbia condizionato la nascita appunto di uno strumento così fondamentale, no? Per quello che ha comportato. Oppure pensiamo all'indice H, che è un indice alternativo all'impact factor che è molto usato oggi. L'indice H, uno studioso ha indice H se ha un numero H di articoli con H citazioni. Quindi se uno studioso ha pubblicato un unico articolo che ha 100.000 citazioni, il suo indice H è 1. Eppure questo articolo può essere fondamentale. Quindi è fondamentale, è importantissimo combinare diversi indici, diverse metriche, vedere il download degli articoli e non soltanto le citazioni. E l'accesso aperto rende possibile tutto ciò. In più è indicato come prerequisito per la valutazione in sede europea, dovrebbe diventarlo anche in sede nazionale. Per questo la raccomandazione e le raccomandazioni della CRUI si sono orientate anche in questa direzione, chiedendo, diciamo, che le anagrafi della ricerca siano interoperabili con gli standard minimi dell'accesso aperto e con la direttiva stanca sull'open source e sull'accessibilità. Purtroppo, ripeto, c'è un ritardo. Un'ultima cosa riguarda che tipo di trasformazioni può comportare l'accesso alle fonti per l'attività stessa della ricerca. Quando vi ho fatto vedere prima Burkhard Source, o vi ho accennato, vi ho fatto vedere alla possibilità di ingrandire i manoscritti, cioè di lavorare sui testi in modi nuovi. Se noi abbiamo i testi accessibili in rete, noi possiamo farci molte più cose. Possiamo trasformare la nostra attività di ricerca, per esempio usando strumenti semantici che ci consentono di annotarli, di creare queste annotazioni, di condividerle con altri, quindi strati superiori, diversi, nuovi, che non si limitano alla creazione dell'articolo, perché ci consentono di vedere il percorso che ha portato alla correlazione, come un risultato è il prodotto di un passaggio tra diversi collegamenti. E questo, nell'età della stampa, resta abbastanza invisibile. Ciò che si vede sono le citazioni, ma tante volte, quando noi vediamo un libro e scorriamo le citazioni e i riferimenti bibliografici, ci piacerebbe moltissimo essere subito sul web e poterci cliccare e vederlo aprire, e invece andiamo in biblioteca e magari quella citazione è sbagliata, il libro non c'è e ci blocca, diciamo, nell'attività di ricerca. Quindi tutto ciò può
trasformare il nostro modo di fare ricerca. Come possiamo fare, e poi chiudo, per promuovere l'adozione di politiche di pubblicazione ad accesso aperto? Sicuramente legando il deposito nell'archivio istituzionale al processo di valutazione della ricerca, cioè le università devono diventare coraggiose e devono dire: i tuoi prodotti vengono valutati nella misura in cui sono accessibili a noi, e quindi lo devi mettere nel nostro archivio. Devono essere fatte operazioni, diciamo, di sensibilizzazione e di promozione rispetto a queste tematiche, e anche possibilmente sottolineando i vantaggi che questo porta ai ricercatori stessi in termini di impatto e quindi di visibilità. Siccome nessuno di noi scrive per non essere letto, è chiaro che questo è un grande incentivo. Va bene, grazie. Sì. Posso fare una rapidissima precisazione? La scuola, in particolare la biblioteca, ha affrontato un archivio istituzionale per la scuola che per il momento abbiamo... Sì, e abbiamo in programma a brevissimo, penso sia questione di, non so, di settimane, di contattare la direzione, perché l'archivio fu presentato un po' di tempo fa in un consiglio direttivo e ci fu chiesto di popolarlo un po' prima di renderlo accessibile liberamente, proprio per il problema che si diceva dello scarso popolamento medio degli archivi, in particolare italiani. Adesso è stato arricchito, direi, abbastanza, siamo oltre 600 record, poi c'è Marco Tomassini che ha dedicato molto tempo a questa attività, può confermare, per cui abbiamo in programma di chiedere alla direzione di... da un lato partire con l'apertura al mondo dell'archivio, altrimenti è uno simbolo l'archivio aperto chiuso all'ambiente locale, e dall'altra però di attivare una policy che riguardi tutta quanta l'ambito della scuola in merito appunto al deposito. Volevo solo precisare questo. No, bene, non lo sapevo, è un'ottima notizia e credo che saranno contenti tutti. Insomma, comunque cercheremo di diffondere il più possibile questa cosa. Il fatto che ci siano 600 contenuti è un numero altissimo rispetto a quello che avviene normalmente, quindi insomma, complimenti. È linkato dal sito della biblioteca, il link è NOAA, è normale archive. Dall'interno si può consultare. L'archivio dell'Università di Pisa ha avuto 7 Pronto. Scusate, volevo solo solamente precisare questo, che è vero, ci sono più di 600 oggetti in modalità consultabili in modalità full text, però è anche vero che sono prevalentemente oggetti che sono già depositati, cioè sono già disponibili in rete, perché sono prevalentemente frutto di harvesting, ahimè, manuale, da archivi a disciplinari come Archive o altri. Però è stato un primo modo, diciamo, per dare visibilità all'interno della scuola a questi oggetti, a questi esiti della ricerca. Volevo dire un'ultima cosa, la mia esperienza di archiviazione per conto terzi, per così che possiamo dire, di oggetti della ricerca mi ha condotto a registrare un dato secondo me significativo. Si può pubblicare su riviste che hanno politiche rispetto all'open access più aperte rispetto ad altre che l'hanno più chiuse, a parità di impact factor, cioè a parità di aspettative rispetto, diciamo, ai consueti meccanismi accademici, diciamo così, della valutazione accademica. Ecco, questo mi sembra rilevante, come primo tassello. Posso? Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Zanni, sono appunto responsabile dei progetti di Wikimedia Italia e lavoro da un paio d'anni ad Alma DL, che è la biblioteca digitale dell'Università di Bologna, e gestisco appunto le nostre 17 e fra poco 20 riviste ad accesso aperto, quelle dei dipartimenti principalmente.
Il mio discorso sarà leggermente diverso da quelli che mi hanno preceduto. Ho cercato un po' di andare attorno al discorso dell'open access, generalizzarlo un attimo, perché secondo me l'accesso aperto non si ferma solo qui, non si ferma soltanto alla letteratura scientifica, o comunque è importante che si parli non soltanto ai ricercatori. È importantissimo parlare ai ricercatori, come diceva anche prima Lorenzo, i ricercatori sono gli stakeholder di tutta la filiera accademica, sono i produttori, quelli che scrivono, gli autori, sono i revisori perché fanno la peer review, sono anche quelli che consumano alla fine, cioè lettori e quelli che per interposta persona, per interposta biblioteca pagano gli articoli. Ma alcuni tra gli attivisti dell'open access, penso a Peter Murray Rust, premono un attimo, cioè indicano e sottolineano il fatto che l'open access deve essere rivolto alla collettività, l'open access deve essere rivolto alla comunità nel suo complesso, quindi non soltanto ai ricercatori ma anche fuori dall'accademia. E per impostare il discorso ho deciso un po' di dedicarlo a Darren Schwartz, penso che bene o male tutti voi abbiate conosciuto della sua esistenza l'11 gennaio, quando abbiamo tutti scoperto che si era suicidato. Darren Schwartz è stato, per chi forse pochi che non lo sanno, è stato un attivista, è stato un hacker nel senso originario della parola, uno smanettone, uno che prendeva le cose, le smontava, le migliorava. E niente, è stato un ragazzo che è morto a 26 anni perché è sotto processo, un processo che lo coinvolgeva proprio sull'open access, perché lui aveva scritto uno script che aveva scaricato circa 1,5 milioni, se non di più, articoli da JSTOR. E non si sapeva neanche se questo costituiva un illecito o meno, perché le condizioni di JSTOR in realtà non parlavano di, parlavano ad umani, quindi per gli umani era possibile scaricare anche 20, 30, 40 articoli al giorno, ma un bot che andava e si cercava di scaricare tutto l'articolo era un'altra cosa. E adesso vi consiglierò alla fine, se volete capire un po' meglio la storia di Andrew Schwartz e avere la migliore testimonianza che c'è in rete, c'è un video su YouTube di Lawrence Lessig, il creatore, il fondatore del Creative Commons, è 1:20, è in inglese ma è la migliore cosa che possiate trovare, ha fatto uno speech per una delle lezioni di Harvard un paio di settimane fa ed è veramente molto completo ed esauriente e tratterà tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi. E c'è questa frase di Derek Bok, che è stato un altro dei direttori dei presidi di Harvard, e secondo me è fondamentale. Cioè, se pensate che l'educazione sia costosa, provate l'ignoranza. E è una frase che ho trovato in giro, non sono sicuro che Aaron la conoscesse, sono sicuro che avrebbe approvato, e credo sia un po' l'assioma zero su cui tutti noi facciamo quello che stiamo facendo e su cui si fonda in realtà buona parte della società, buona parte delle istituzioni della società, cioè l'istituzione scuola, l'istituzione università, partono un po' da questo principio. E l'educazione è un valore in sé, diciamo che possiamo partire da qua. E Aaron Schwartz scrisse, tra l'altro, in Italia, era venuto in Italia per una conferenza, scrisse quello che viene chiamato il Guerrilla Open Access Manifesto. E in quello che dice c'è questa citazione: coloro che hanno accesso alle risorse, gli studenti, i bibliotecari, gli scienziati, voi avete ricevuto un privilegio. Avete ricevuto il privilegio di partecipare al banchetto della conoscenza mentre il resto del mondo è rimasto fuori dalla porta. Ma voi non avete bisogno e moralmente non potete tenere questo privilegio per voi stessi. Avete il dovere di condividerlo con il mondo.
E, prima è stato accennato al discorso che fa Gedon, che è il discorso del non possiamo tenere fuori gli altri, c'è una grande parte del mondo che non ha accesso alla letteratura scientifica e questo è negativo sotto vari livelli, il discorso del costringere gli altri a fare la ricerca che facciamo noi e magari uno scienziato del Ghana che vorrebbe lavorare su una malattia magari locale che interessa a loro perché è circoscritta a una parte della sua nazione non può, deve lavorare sull'AIDS che è una ricerca mainstream e quindi non può neanche, tra virgolette, fare ricerca localmente. E uno degli esempi che mi è venuto in mente per questo è lui. Lui è, non so se qualcuno lo riconosce, è Jack Andraka, questa è una pagina un po' più ufficiale, gli dà più importanza, è un quindicenne americano che ha ricevuto un premio, il Gordon Moore Award dell'Intel, $75,000, perché ha inventato un nuovo metodo molto, molto meno costoso e molto meno invasivo per la diagnosi del tumore al pancreas. E, Jack Andraka, figlio di ingegneri, quindi insomma un ragazzino prodigio e in un contesto però normale, assolutamente normale della provincia americana, ha pagato, grazie ai suoi genitori, di suo pugno $1,200 in PDF. $40, $30, $50 alla volta, lui si scaricava i PDF di cui aveva bisogno per fare ricerca, perché non aveva accesso, essendo un ragazzino delle superiori, non aveva accesso alla letteratura accademica. E adesso sta diventando appunto un attivista per l'open access. I suoi soldi li ha ripresi indietro, nel senso che $75,000 riuscirà a pagarsi un sacco di PDF, però in realtà il discorso appunto è garantire a chiunque sia là fuori, a tutti gli Andraka che sono là fuori, di poter fare ricerca. È ovvio che questo qua è un caso straordinario, non va generalizzato, non è che se adesso teniamo tutto aperto spunteranno come funghi, non è quello il discorso, però secondo me rimane importante, una cosa cui nessuno aveva pensato c'era, cioè proviamo davvero a pensare cosa potrebbe essere se per esempio tutte le università nei paesi in via di sviluppo avessero accesso ai core journals gratis. E qui c'è un discorso secondo me importante. Noi stiamo, è stato già accennato, stiamo passando da un'economia a un'altra. Io credo che l'economia della scarsità, cosiddetta l'economia fisica degli atomi pesanti, è un'economia che conosciamo perfettamente e rimane ancora. Io credo che esistano due livelli. Ho chiamato qui economia della scarsità tutto il livello della filiera accademica, della scholarship, inteso nel senso inglese come appunto tutta la vita accademica. Esiste appunto un'economia della scarsità, esistono i dottorati, esistono le borse di dottorato, trovare i soldi per le borse di dottorati, esiste il fatto di fare una bella tesi, pubblicarla in modo da avere magari un postdoc, esiste il famoso valore pubblicare in posti dove si ha un valore concorsuale, esistono gli stipendi, esistono i grant, esiste tutto, esiste la competizione in un ambiente accademico, esiste tutta questa economia fatta di persone, fatta di burocrazia e che noi non possiamo schioccare le dita, risolvere tutti questi problemi. Ma credo che esista un altro livello che è un altro che stiamo imparando a conoscere, che invece ha altre regole economiche, che è appunto quella dell'economia dell'abbondanza, della collaborazione. Cioè noi sappiamo che la conoscenza è una cosa buona, l'abbiamo detto prima, e sappiamo che più conoscenza c'è meglio è, sappiamo che la scienza è un commons, per usare una parola che sta vivendo la sua età dell'oro proprio con l'avvento di internet, con i commons digitali. E io credo che ci siano questi due mondi
in contrasto, anche se devono convivere. Noi vogliamo fare l'accesso aperto, ma ci basiamo su un'infrastruttura che appunto che vige su un altro, su un'altra economia. E ho individuato questi due fattori, questi due parametri, e il discorso del ritorno personale e il discorso del ritorno collettivo. Credo siano, c'è un sacco di gente là fuori, credo siano due parametri che possiamo mettere qua su un grafico, importanti. Perché cercando di lavorare nell'economia dell'abbondanza, noi possiamo, ed esamineremo adesso, capire dove si situano certi nostri comportamenti, certe nostre azioni, certi nostri progetti. Se per esempio pubblicare ad accesso chiuso in una rivista di Impact Factor ha un ritorno personale molto alto e un ritorno collettivo basso, quindi si situa là sull'asse delle X, magari scrivere intere pagine su Wikipedia può avere un grande ritorno collettivo, perché Wikipedia è un sito che è già frequentato da milioni di persone, quindi quelle pagine vengono viste, ma può avere un bassissimo ritorno personale. Credo che la grande sfida dei prossimi anni sarà adeguare la scholarship, adeguare l'accademia, il mondo dell'università al settore in alto a destra, cioè grande ritorno personale e grande ritorno collettivo. Credo che questa sia una sfida, non so assolutamente come si possa fare, ma credo che sarà importante costruire delle infrastrutture con delle leggi, con delle politiche, con delle linee guida, con dei server e dei protocolli, in modo da stare là sopra, in alto a destra. E quindi noi abbiamo parlato appunto della Via Verde e della Via d'Oro, quindi il discorso degli archivi istituzionali e delle riviste, e possiamo appunto vedere come in queste qua possiamo aggiungere a queste qua il discorso dei social. Possiamo infatti utilizzare i social network per disseminare la nostra ricerca, quindi noi possiamo inserire un nostro paper all'interno dell'archivio dell'Università di Pisa, e poi possiamo utilizzare Twitter per mandarlo in giro, Facebook, possiamo spiegare, divulgare parte della nostra ricerca, un background attraverso dei blog. Possiamo anche utilizzare i nuovi social network che sono appunto Mendeley, Academia.edu, ResearchGate, che sono appunto social network accademici, se vogliamo, e sono tutti anche modalità di altro accesso aperto, cioè uno può caricare direttamente su Mendeley e sarà visibile su Google, e è un accesso aperto anche quello, è soltanto non istituzionale. E appunto possiamo vedere come sia con la Via Verde e la Via d'Oro abbiamo un discorso di archiviazione della nostra ricerca, un discorso di identificazione, e attraverso i social abbiamo un discorso di disseminazione. Ma secondo me, questo qua, Beyond PDF, è un grandissimo titolo di una conferenza che c'è stata l'altro ieri e ieri ad Amsterdam, e evidenzia perfettamente uno dei problemi. Cioè, noi dobbiamo anche elaborare una nuova scholarship. Non è neanche detto, ed era stato accennato da Maria Chiara, che la pubblicazione in sé debba essere il fine ultimo dell'attività di ricerca. La pubblicazione è, tra virgolette, un accidente storico, nel senso che è giusto che ci sia, ma non è neanche detto che debba essere per forza, che sia una legge di natura il discorso di pubblicare, anche perché se siete dottorandi, se scrivete articoli, esiste il publisher perish, esistono un sacco di problemi legati anche al discorso di pubblicazione. Quindi secondo me dobbiamo passare, non secondo me lo dice tanta gente più importante e intelligente, da fare un passaggio di paradigma, passare da un discreto a un continuo, da un discorso di authorship a un discorso di collaborazione, e da un bene privato a un bene comune. Non ho ancora trovato un contrario di commons, se qualcuno ha qualche idea, non mi viene in mente.
anti-commons, bene privato. Però, insomma, capire bene dove siamo e dove vorremmo andare. Quindi ho parlato, mi è venuto in mente, per utilizzare una metafora trita e ritrita, di liquidità, cioè iniziare a vedere come si può sciogliere l'open access, renderlo meno rigido. E ho pensato, per esempio, a progetti collaborativi, ci sono là fuori, si possono usare wiki per la ricerca, ci sono progetti collaborativi sia nelle scienze dure che nelle scienze umane. Quindi ci sono il discorso di science, cyber infrastructure, ci sono nomi diversi, e pensiamo anche soltanto a quello che ha fatto la fisica delle alte energie, in cui è assolutamente necessario collaborare, perché sono 4.500 persone che lavorano su uno stesso progetto, e quindi esistono anche siti, progetti ad hoc, ma anche tutto il settore delle digital humanities, che sono anzi estremamente avanzate, sono pochi, ma lavorano moltissimo sul discorso della collaborazione. Un altro progetto estremamente interessante è l'utilizzo di sistemi di version control per la scrittura di pubblicazioni, quindi utilizzare per esempio Git o Mercurial, se c'è qualche informatico in sala probabilmente sa meglio di quello di cui parliamo, utilizzare questi sistemi utilizzati nella scrittura collettiva di software per la scrittura appunto di pubblicazioni. Questo è estremamente importante perché permette appunto un discorso di tracciamento dei contributi, cioè uno lavora in un progetto collettivo, se esiste una modalità automatica o meno per tracciare tutti i contributi, una persona è anche più portata a collaborare, nel senso che non ha paura che qualcun altro gli freghi tra virgolette il lavoro. Queste qua sono anche dinamiche sociali, chiunque abbia, penso, scritto un paper con altra gente sa che il professore va sempre prima anche se non fa niente, però sono appunto tentativi in questa direzione. Un altro ulteriore scioglimento è il discorso dell'open, cioè il discorso di, come dicevamo prima, alto nel ritorno collettivo, al momento basso nel ritorno personale, almeno a livello accademico, di utilizzare progetti frequentati e utili per tutti, come Wikipedia, come appunto scrivere pagine su Wikipedia e magari anche stare su Quora, forse qualcuno conosce, una sorta di Yahoo Answer per persone intelligenti, in cui si fanno delle domande intelligenti e ci sono delle risposte intelligenti. E poi c'è tutto un filone, secondo me, estremamente affascinante. Chi vuole approfondirlo potrebbe leggere un libro che ho consigliato in bibliografia, che è Le nuove vie della scoperta scientifica di Michael Nielsen, edito da Einaudi, che è tutto il filone di progetti come Galaxy Zoo e altri, in cui viene chiesto alla folla, agli utenti di internet, di aiutarci in alcuni task precisi. E sono tutte, questo qua è tutto un filone, tutto un fronte da esplorare, ma appunto estremamente interessante. Quindi io ho già finito, e ci sono due consigli che vi vorrei dare, con una premessa. La prima è quello che bisogna studiare, ma sono la normale, sapete fare, non mi dilungo su questo. E la seconda è di arrivare preparati. Arrivare preparati al vostro primo articolo, preparati al discorso di pubblicare in open access, arrivare preparati al pubblicare la propria tesi di dottorato anche solo su un repository, quello dell'università. Io ho lavorato al telefono per l'archivio delle tesi di dottorato dell'Università di Bologna, quindi c'era l'aiuto, l'help desk, non esiste razionalità nell'ultima settimana di deposito, non esiste, cioè c'è una sospensione totale di razionalità, il dottorando non sa più cosa fare, non sa come si chiama, non riesce a compilare i metadati, non sa. E tutti quanti, presi dal timor panico, chiudevano la tesi, cioè sceglievano, cioè avevano due, accesso libero, accesso chiuso, loro accesso chiuso, perché la tesi non va bene, se poi qualcuno la legge, chiuso.
e centinaia di tesi negli ultimi 3 anni, dato che c'era questa libertà, libertà di sottostare a questa irrazionalità, tutti chiudevano la tesi. Tanto che noi abbiamo dovuto all'università, tra virgolette, all'università di Bologna pensare un attimo e detto: ragazzi, bisogna che questa cosa la risolviamo, perché non ha senso tenere un archivio digitale vuoto o comunque di roba chiusa, cioè uno almeno porta un pezzo di carta in biblioteca a qualcuno se vuole, invece se tu mi dai un file lo devo chiudere, non ha assolutamente senso. E, per cui l'idea è quella di arrivare preparati, di parlarne con i colleghi, di parlarne con i professori, di seguire i consigli che ha dato prima Francesca e guardare per esempio se un editore, cosa è, su Sherpa Romeo, le politiche di un editore, se io deposito la mia tesi lui mi pubblica, eccetera. E l'ultimo suggerimento riguardo il discorso dell'open è quello di trovare un progetto là fuori di scienza, digital humanities, Wikipedia, Quora, Yahoo Answer, quello che volete, e dedicarsi, contribuire con tempo e competenze, perché qui secondo me ne va davvero, non è soltanto un discorso di karma che funziona, ma è un discorso di davvero creare un nuovo ecosistema. Qui bisogna davvero creare un nuovo ecosistema che davvero vada oltre il PDF, oltre la pubblicazione scientifica. Se la bibliografia ve la do a richiesta. Abbiamo un po' di tempo per le domande. Chi ne ha qualcuna? Io avevo una domanda sul quel discorso che faceva la dottoressa Di Donato a proposito della valutazione e quindi come inserire in un contesto open access la valutazione dei prodotti della ricerca, diciamo. Nel progetto Horizon, quello del 2020, la comunità europea richiede esplicitamente che diciamo, ricerca finanziata pubblicamente sia depositata su archivi istituzionali o comunque su archivi open access, oppure è un'indicazione che rimane un po'... Diciamo. Dunque, il programma definitivo non è stato pubblicato, quindi ci sono come una serie di indiscrezioni, però molto... non è che sono voci, rumors, sì. In tutte le presentazioni che vengono fatte dai scientific officer europei in Italia... c'è un orientamento netto, cioè su una sorta di implementazione di un Horizon italiano, viene dappertutto scritto che l'open access sarà obbligatorio. Non ho letto con precisione se sarà necessaria l'autoarchiviazione oppure scegliere la cosiddetta complementare alla cosiddetta via aurea. Quindi le informazioni che ho io, le più recenti, sono queste, però forse c'è qualcosa di più aggiornato. È sicuro a questo punto, perché c'era stata, sono proprio notizie di pochi giorni fa, comunque c'era stata un'azione di lobbying da parte degli editori che erano contrari. E questa azione di lobbying è stata contrastata da un'altra azione di controlobbying a cui è straordinariamente partecipato anche il ministro italiano dell'istruzione e della ricerca, che è stato convinto da membri della commissione dell'accesso aperto, ha fatto anche la dichiarazione sui giornali forte a favore dell'accesso aperto. Quindi credo che la politica sarà quella standard europea, vale a dire deposito obbligatorio con un embargo di massimo 6 mesi.
adesso alcuni editori italiani seguono la Via Verde, lo fa Il Mulino per esempio, e lo fa anche Fabrizio Serra, noto editore pisano, e hanno imbarghi più lunghi però, Il Mulino arriva a 18 mesi, Fabrizio Serra mi sembra 12. Ecco, comunque lo standard europeo o ad accesso aperto subito, quindi Via d'Oro, oppure Via Verde con un embargo di 6 mesi. Credo che a questo punto, anche se la notizia non è ufficiale, possiamo renderla ufficiosa, perché ci sono stati, è l'ultimo tentativo di lobbying che è stato fatto, è fallito, anzi sono intervenuti addirittura i ministri, quindi credo che sia un po' difficile cambiare idea a questo punto. Una curiosità mia numerica, avete idea di quanto spendano complessivamente le università italiane per accesso alle riviste? Io, l'Università di Pisa, penso sia un paio di milioni di euro. Poi la spesa complessiva non lo so, forse tu lo sai, no. Che sei bibliotecario. Comunque fate i conti, moltiplicate il paio di milioni di euro all'Università di Pisa per tutte le università italiane. Adesso poi ci sono università più ricche e più povere. Cioè, fra una media, l'altro. Ma insomma l'Università di Pisa non è come la Sapienza, diciamo, come dimensioni. Ci sono ovviamente università molto più piccole, però sono centinaia di milioni di euro. Tra l'altro bisogna anche dire che nessuna università italiana può permettersi di comprare tutto, anche l'Università di Pisa deve selezionare, perché poi adesso davvero i vincoli di bilancio si stanno facendo veramente stringenti. C'è un intervento. Bilancio enormemente superiore ai nostri, non sia sul disfatto del proprio livello di copertura documentale per quanto riguarda i periodici, con questo si dice tutto, non è dire. Una domanda per la professoressa, che ringrazio molto dell'intervento, forse più una provocazione che una domanda. Cosa spera, qual è il sogno che lei ha di poter trovare alla pagina internet che ci ha fatto vedere all'inizio? Quali argomenti porterà un economista tra 20 anni per avvalorare la bontà della sua produzione? Diciamo in un futuro che lei spera desiderabile, ecco, grazie. Ecco, allora, non ci sono scorciatoie in realtà. Cioè, per scrivere su un blog vicino a Beppe Grillo un argomento stringente e tranchant per dire la mia produzione è buona, ecco, fra l'altro questo spiega anche il successo del sistema Easy, non ci sono scorciatoie, perché l'altra via è una via lenta e faticosa. E qual è la via lenta e faticosa? La via lenta e faticosa è vedere questa persona in una rete più libera fra 20 anni, vedere questa persona, seguire i percorsi di discussione che questa persona ha fatto, vedere come viene trattata nei gruppi di discussione. Quindi, anziché seguire la scorciatoia, partecipare alla discussione e ragionare da sé. Cioè, però adesso io ho praticato la rete quando era molto più libera di oggi, quindi quando non c'era Facebook ma c'era Usenet eccetera, e siccome mi sono laureata in scienze politiche, quindi non so niente di particolare, però so un pochino di tutto, mi piaceva seguire anche, mi piace tuttora seguire gruppi di discussione dedicati anche a scienze dure, a medicina, a informatica. Ecco, mi sono resa conto che una profana come me, seguendo con pazienza un gruppo di discussione, riesce a rendersi conto di che cos'è solidamente fondato e che cosa no. Però ci vuole la pazienza, ci vuole la pazienza, ci vuole la partecipazione del lettore, ci vuole il lettore attivo. Quindi non
il lettore del testo del mito del Teut che si imbottisce di opinioni perché li legge nei libri e le impara a memoria, ma un lettore che sappia interagire. Cioè, purtroppo non c'è nessuna scorciatoia. Lisi ha avuto successo perché offriva una scorciatoia, però soprattutto in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più ampio e sempre più incontrollabile, non c'è nessuna scorciatoia. E per me è bello così, in realtà, perché la bellezza della ricerca è sapere che domani può arrivare qualcuno che non è uno scienziato affermato e che però in una piccola stamperia pubblica un testo rivoluzionario, di cui non ci si rende conto oggi che è rivoluzionario, ma ci si renderà conto forse domani, o forse mai, però questo è appunto il sapore della carne dell'orso. Totti Rigatelli è una ricercatrice di storia della matematica e altro a Siena, e anni fa scrisse, mi pare, Matematica sulle barricate, Sansoni, non so se addirittura non esiste più la Sansoni, insomma è un po' di tempo fa, lo scorso millennio, e lì c'è una frase citata, non ho più verificato, tradotta in italiano, lui dice, speriamo che un giorno, lui è 1830 circa, la ricerca sia libera e quindi tutti possono accedere, c'è il famoso discorso con Cauchy, no, che lo metteva da parte, insomma è un tipico esempio, no? Buttato fuori l'esame all'École Polytechnique, vabbè, insomma. E l'altro discorso è Yochai Benkler, visto che è stato citato, mi pare sia della Harvard University, ha scritto The Wealth of Networks, non so se, ecco, in tema, io anche lì l'ho letto un capitolo solo, non ho tempo per tutto, ma insomma, voglio sapere se è con Lima, perché se è della Harvard University, e ho visto alcune foto addirittura con la Kepi, insomma, giudeo, insomma, ecco, è colmo, perché mi pare Harvard sia proprio specializzata nel settore economico, non so se faceva anche Kissinger qualche conferenza, ma sarebbe come, proprio lui, tutto, senza offesa per nessuno, per carità, perché proprio mi manda i carabinieri, però mi sembra, ecco, se lo dice perfino lui, dalla Harvard University, insomma, non so, una risposta, cioè se dico stupidaggini chiedo scusa, sono un semplice insegnante, sono un cialtrone qualsiasi, però mi ha incuriosito questa cosa, grazie. E, ok. Sì, no, brevissimamente, Benkler fa parte di tutti quegli studiosi che parla appunto di common based peer production, quindi uno degli studiosi dell'economia, del commons, così, fa tutto parte, tra virgolette, di un grande fronte che è quello dell'open knowledge, e sicuramente l'open access fa parte di quello lì, quindi sì, è uno dei protagonisti, sì. Ho trovato interessanti tutti e tre gli interventi, un po' sul piano etico, no, dell'apertura anche ad una questione di giustizia sociale nella diffusione della conoscenza. Mi è piaciuto molto anche il pragmatismo della dottoressa Di Donato. E dunque, volevo dire questo, io sono bibliotecaria alla Scuola Normale, avete chiesto quanto si spende per l'accesso online, dunque voglio fare un esempio, senza colpevolizzare nessuno, ma è una realtà, nell'arco di circa un chilometro di raggio. Allora, in un chilometro di raggio il pacchetto Elsevier, a cui noi siamo abbonati con più di 200 titoli e molto consultato, costa un po' più di 200.000 euro. Il pacchetto Elsevier lo paga anche la Scuola Sant'Anna con un'intersezione di alcuni titoli, ma non tutte perché le discipline sono diverse, e lo paga in modo molto più abbondante l'università. Tra le tre istituzioni, lo paga probabilmente anche il CNR, non so se il CNR è sotto. Quindi molte volte, io sono nel comitato scientifico della biblioteca, ci siamo posti il problema di riuscire ad avere un potere contrattuale. La cosa adesso è stata trattata da diversi anni dalla CRUI e proprio ora credo che sia riuscita un minimo a mediare e ad abbassare i prezzi, però sempre con un monopolio enorme, mentre Wiley è un po' più flessibile. C'è una cosa però che vorrei chiedervi, vi siete chiesti come mai questi archivi sono vuoti, istituzionali, eccetera? Probabilmente per una mancata cultura, forse dell'open access, però mi è sembrato molto pertinente anche il primo intervento di Romeo,
C'è da dire che un conto è usare la rete come social network o anche a fini professionali, perché i fisici lo fanno dagli anni 90, però un conto è veramente fare ricercatore e professore e devo costruire anche una carriera, non un carrierismo, su dei indici di valutazione. Quindi effettivamente sì, la cultura dell'accesso aperto, però dare a questo accesso aperto anche un'autorevolezza scientifica. Più volte ho sentito criticare l'impact factor per una questione di monopolio, però i ricercatori hanno bisogno anche dell'autorevolezza scientifica, e alcuni si possono permettere di stare a fare delle discussioni su social network, e io le apprezzo queste aperture, però bisogna capire che a volte i target sono diversi. Ecco, volevo chiedervi se vi siete posti il problema del perché questi archivi sono spesso vuoti. Dunque, c'è sicuramente un problema legato appunto alla, diciamo così, al legame che c'è tra la valutazione e la pubblicazione. Cioè, è fondamentale, come lei diceva, pubblicare in riviste prestigiose in sede di valutazione. Però in realtà questo problema, forse non l'ho spiegato bene prima, può essere aggirato rendendo obbligatorio il deposito, perché i fisici, quando pubblicano su Archive, non è che poi non pubblicano sulle riviste, cioè seguono il doppio canale, quindi gli stessi articoli sono accessibili e si possono essere scaricati e consultati dagli archivi, e poi seguono anche eventualmente la via tradizionale, senza che l'autore sia privato quindi del riconoscimento. È chiaro che se le istituzioni, come ora si stanno avviando a fare, rendono obbligatorio il deposito, il problema non c'è più. Perché comunque il ricercatore avrà interesse a essere letto e a pubblicare su quelle riviste o con le case editrici che sono riconosciute. Non è solo una questione di Anvur, che per carità è criticabilissimo, però uno ha anche il diritto di scegliere, diciamo, dove pubblicare. Il punto è che il suo testo deve essere accessibile, cioè sono due cose che non devono assolutamente confliggere, e credo che l'unica strada sia obbligarli. Cioè, lo dico anche se, insomma, non sono vecchissima, però ci occupiamo di queste cose da quasi 10 anni, e a questo punto devo dire che non c'è altra strada. Si può, no, si può anche aggiungere, ci sono dei dati empirici recentissimi, proprio un articolo che è uscito ieri su Social Science Research Network. Hanno fatto un'indagine empirica, che è una cosa preziosa, sui ricercatori tedeschi. Ecco, allora, quali sono i risultati? Chi tende a pubblicare ad accesso aperto? La tende a pubblicare ad accesso aperto. Accademici abbastanza affermati, cioè non anziani, perché se sono anziani sono ancora con tutti e due i piedi nel mondo della stampa, però accademici abbastanza affermati, che quindi possono permettersi di disinteressarsi della questione della valutazione della ricerca, perché sono già oltre, diciamo così. E poi c'è una notevole variazione a seconda del campo disciplinare. Quindi i fisici pubblicano tanto ad accesso aperto. Perché? Perché gli stili della loro disciplina li hanno abituati all'accesso aperto. In altre discipline invece l'accesso aperto è molto più ridotto, semisconosciuto, a causa della persistenza delle tradizioni disciplinari. Adesso questo, oltre a quello che ha detto Francesca Di Donato, bisogna anche dire che questi studi empirici, che si dovrebbero fare di più, ci danno anche delle indicazioni in più in termini di politica, perché finora abbiamo adottato un approccio generalista, non abbiamo considerato la differenza fra scienze matematiche, fisiche naturali e scienze, cioè abbiamo considerato soltanto la differenza fra scienze matematiche, fisiche naturali e scienze umane. Però forse si dovrebbe adottare un approccio più capillare a seconda delle discipline, perché i campi disciplinari e le prassi disciplinari sono fra loro molto molto differenti. Quindi le politiche di mandato vanno benissimo, e poi si dovrebbe però appunto procedere disciplina per disciplina. C'era un... Io volevo aggiungere questo, ma
proposito di quanto diceva la dottoressa Di Donato, cioè alcuni editori, come Sherpa Romeo ci insegna, consentono il deposito sugli archivi ad accesso aperto solamente a fronte di un impegno, di una politica, della policy definita dall'istituzione tipo mandatario, obbligatorio, cioè quando l'istituzione mi dice che devo per forza pubblicare ad accesso aperto, l'editore, come dire, non si può sottrarre, altrimenti perderebbe, come dire, spazio, insomma, perderebbe il suo spazio. Se posso, volevo aggiungere una considerazione. A mio avviso uno dei motivi per cui gli archivi istituzionali, segnatamente quelli italiani, sono abbastanza poveri quanto a dati, quanto a popolamento, diciamo, è anche il fatto che, come le accennava, spesso anche le procedure di deposito sono abbastanza pesanti, insomma, onestamente renderle agevoli non è sempre agevole, passatemi il termine. E uno, a mio avviso, uno dei motivi per cui i fisici anche sono così solleciti nell'usare Archive è anche che Archive è il primo passo per poi depositare, cioè in automatico poi le cose passano sulle riviste, su una buona fetta di riviste scientifiche, come dire, tra virgolette tradizionali. Quindi l'autore non è obbligato a reiterare le procedure di deposito qua e là. Quindi noi gli chiediamo, una volta di registrarsi periodicamente sull'anagrafe della ricerca, depositare nell'archivio istituzionale, depositare in un archivio ad accesso disciplinare remoto. Non gli possiamo chiedere tutto questo, onestamente. Quindi dobbiamo veramente, secondo me, impegnarci per consentire meccanismi una volta e poi distribuire e rendere interoperabili dati e fondamentalmente i metadati. Questo, secondo me, è ciò che va fatto. Un'altra piccola lamentela è il fatto che, secondo me, siamo molto indietro in Italia rispetto a dotarci di uno strumento analogo a Sherpa Romeo per quanto riguarda l'editoria italiana. Noi lì siamo terribilmente indietro. Posso anche dire perché. Adesso la Commissione CRUI per l'accesso aperto ha tentato di farlo, abbiamo preparato il questionario, l'abbiamo preparato io, lei, la Paola Galimberti e altri ancora, è stato dato all'Associazione Italiana Editori dopo molte lentezze e loro hanno paura a rispondere. Gli editori hanno paura a rispondere a queste domande. Posso, io volevo aggiungere solo una piccola considerazione personale. Secondo me è tutto vero quello che è stato detto, non è l'unica cosa, e davvero io ho l'esperienza del dottorato che mi ha un po' segnato, nel senso che credo, c'è una cosa che io non so come chiamare e chiamo mentalità proprietaria, che c'è in ognuno di noi, nel senso che noi siamo tutti fautori dell'open access quando studiamo e vogliamo, capito, leggere 100, cioè chi studia, chi davvero è in ricerca, si legge 100, 1000 articoli per, cioè nel senso, se legge tanti, e quindi quando siamo lettori noi vogliamo tutto, vogliamo tutte le cose interoperabili, le citazioni fatte bene, cioè tutto quanto il possibile. Quando dobbiamo pubblicare noi è una cosa completamente diversa, è incredibile veramente il dottor Jekyll e Mr. Hyde che proprio cambiano faccia, e credo che questo sia una cosa antropologica, cioè non accuso nessuno, perché la sento su di me, che nel momento in cui devi scegliere pubblico su una rivista con impact factor chiusa e pubblico su una rivista magari che sta crescendo così, io scelgo il ritorno personale. E per questo il mio discorso era, noi dobbiamo creare dei luoghi, delle isole, dei circoli virtuosi in cui corrispondano entrambi, in cui il mio ritorno, cioè in cui non è che pubblico ad accesso chiuso, e non è che il ritorno collettivo è a discapito del ritorno personale. Io credo che qui sia davvero una partita importante, cioè che se noi, cioè se davvero è a parità di sforzo pubblicare ad accesso aperto e ad accesso chiuso ed è a parità di vantaggi, la gente pubblicherebbe ad accesso aperto.
come ogni discorso, come ogni discorso dell'ambientalismo, la raccolta differenziata, così, se uno davvero ci deve mettere del proprio, tendenzialmente noi siamo abitudinari e rimaniamo nella sicurezza del... E il discorso delle tesi di dottorato, quello discorso che era informatevi, guardate le politiche degli editori, così, perché uno dice io pubblico la mia tesi di dottorato ad accesso aperto, poi non mi pubblica più nessuno, non posso tirarci fuori neanche degli articoli, senza rendersi conto che una cosa è una tesi di dottorato, un'altra cosa sono i 5 articoli, i 2 articoli che ci fai, che sono proprio 2 prodotti differenti, quindi sottostanno, cioè un editore non dovrebbe neanche poterti dire non ti pubblico l'articolo se tu consegni la tesi di dottorato, perché la tesi di dottorato è un documento ufficiale che deve essere consegnato. Se uno non sa queste cose, mette accesso riservato, se ne va via, e dato che la procedura poi è lentissima, uno consegna la tesi di dottorato, non vuole più saper parlare e se ne va, e abbiamo perso una tesi. Ora, il discorso delle tesi è particolare, ma credo che si possa generalizzare. E noi dobbiamo rendere pari, cosa difficilissima, il vantaggio a pubblicare ad accesso aperto e ad accesso chiuso. C'era... chiarire un'ambiguità di fondo, questo passaggio in cui la via che vede da una parte la pubblicazione su una rivista che permette, come dicevamo, una valutazione più o meno oggettiva, valida, di un'attività di ricerca, e in parallelo l'archiviazione, verso comunque un futuro di abolizione della rivista concepita come oggi e una... praticamente è un monopolio buono, nel senso un mondo in cui funziona tutto ad archivio e si trovano modalità di valutazione sugli archivi, oppure il mantenimento comunque di una di riviste valide per la pubblicazione oggi e di archivi aperti per l'accesso di articoli datati, più o meno datati. Quale delle due strade, cioè, chiarire questa... Io penso che la rivista come oggi sparirà, questo perché sempre di più moltissime informazioni rilevanti, almeno il dottor Jekyll le trova, cioè chi cerca le trova un po' dappertutto, le trovi sui blog e quindi mi immagino delle riviste overlay, cioè tutto sugli archivi e poi delle selezioni fatte da curatori che dicono che appunto selezionano, fanno delle antologie, diciamo così, però c'è già tutto. E quindi non è che conta il brand della rivista, conta quanto è bravo il curatore, cioè quanto ti fidi del curatore, diciamo, se ragioniamo in termini web semantico, la tua fiducia nei confronti del curatore, e i filtri li fai su quello, cioè su quanto ti fidi delle fonti, non sull'etichetta della rivista. E anche la forma articolo, cioè tutto è nato, come diceva Chiara Pievatolo, con la prima rivista scientifica, ma si è trasformato il mezzo. Niente dice che debba restare così, così come la monografia. Cioè, secondo me, insomma, magari noi non le vedremo queste trasformazioni, però ci saranno. Diceva Paul Ginsberg, quindi il padre putativo dell'archive dei fisici, che noi dobbiamo imparare a chiederci come pubblicheremmo, quale sarebbe il modo migliore per diffondere i nostri risultati se non avessimo l'eredità e il peso del vecchio sistema della stampa, che appunto è qualcosa che è nato in un'altra economia. Perché il mondo della stampa, la scarsità, che cosa colpiva? Colpiva i documenti, perché non era possibile pubblicare tutto. Nel mondo della rete la scarsità è l'attenzione umana. È l'attenzione umana, quindi quello che prima facevano i revisori paritari per motivi economici, in un futuro, ma già adesso, lo fanno e lo faranno i curatori per motivi che sono legati ai limiti del nostro tempo, ai limiti della nostra esistenza fisica e ai limiti della nostra capacità di attenzione. Però se uno esce dal mondo della pubblicazione scientifica e vede quello che sta succedendo nella rete in generale, ci si accorge che
L'accesso è più o meno aperto, più o meno, perché poi ci sono queste grandi reti sociali che sono per lo più proprietarie, e dove si fa, su che cosa ci si fa concorrenza, non sulla scarsità ormai artificiosa di informazione, perché ce n'è già troppo, ma si fa concorrenza per catturare l'attenzione. Due parole, due, non so se ho ben capito la domanda, ma credo che adesso comunque ci siano modelli differenti, cioè anche l'open access, il movimento dell'open access, che è un movimento politico, se mi passi il termine, ha voci differenti al suo interno, chi solo green open access, quindi sull'archivi perché è più importante, chi invece vuole il gold open access, che è una cosa che noi capiamo bene perché porta in open access la scholarship come la conosciamo, cioè le riviste peer reviewed. E lì appunto il problema è il problema dei filtri, ma c'è il discorso della peer review, capire se ci sono delle correzioni eccetera, farla prima, farla dopo, sono tutti, come dire, aggiustamenti che si possono fare. Come dicevo prima, ci sono secondo me esperimenti interessantissimi, che l'utilizzo di Git, di questi software utilizzati per la scrittura di codice, la scrittura dei grandi software informatici. Quelli lì è scrittura collettiva in alcune pagine, e ci sono dei sistemi di tracciamento dei contributi. Anche quelli lì si potrà magari dare delle votazioni a certi pezzi di un articolo, ci saranno modalità per avere un ranking e capire quali contributi sono più importanti e quali meno. C'era chi utilizzava Reddit addirittura per dare una valutazione di alcuni articoli scientifici, cioè quelli più letti tra virgolette salivano, quelli, cioè ci sono varie forme, e probabilmente la stessa forma articolo si scioglierà, o almeno in alcuni ambiti sarà capace, cioè si potrà sciogliere, non ci sarà più un articolo ma un flusso diverso dei siti, dei progetti collettivi, e ci saranno dei sistemi per tracciare i contributi delle singole persone che all'interno quindi dell'ecosistema avranno magari una reputazione, un ranking. È tutto da fare in realtà, questo secondo me è la parte più divertente. Ringrazio nuovamente i relatori per essere venuti e per gli interessanti interventi, e arrivederci ai prossimi incontri del Forum degli Allievi.